Sono 42 gli studenti afghani, di cui 14 donne, arrivati a Teramo per iniziare un percorso di studi all'interno dell'università. Questo grazie al progetto Roshanak, a cura dell'Associazione Salam, l'Università di Teramo e l'Ateneo Italiano, che ha accolto più studenti afghani. Durante l'evento si è collegata con la sala anche la ministra dell'Università, Maria Cristina Messa, che si è complimentata per l'iniziativa. Il progetto Roshanak è un progetto di cooperazione internazionale molto articolato, che prevede la creazione di un corridoio umanitario per mettere in salvo, accogliere in Italia e immatricolare studentesse e studenti afghani nell'Università di Teramo. Una grande opportunità per loro, ma una grande opportunità anche per noi, per la comunità accademica, perché da questo progetto siamo certi che nascerà un arricchimento reciproco. Noi lo abbiamo pensato all'inizio come un sogno che è diventato una sfida, è diventata una scommessa che abbiamo vinto fino a questo punto, quando nessuno ci credeva, nessuno credeva che saremmo riusciti a portare in salvo e a portare nella nostra università e nel nostro territorio ben 42 ragazze afghane e ragazzi afghani. È partito questo progetto come un progetto per dare una opportunità di salvezza e di studio alle donne che vedevamo essere molto sofferenti dopo che appunto i talebani avevano ripreso il potere. Ma poi questo progetto si è allargato, abbiamo capito, insieme ad Azzu e insieme all'Associazione Salam, doveva cercare di includere quante più persone riuscivamo a portare. È chiaro che lì ci sono molti che aspettano, c'è una grande aspettativa, c'è un grande bisogno, però l'Università di Teramo insieme ad Azzu, insieme all'Associazione Salam, ha fatto davvero uno sforzo incredibile di cui tutta la regione, non solo il nostro territorio, ma tutta la regione Abruzzo deve essere orgogliosa e fiera. Siamo riusciti a inserire questi ragazzi nella graduatoria delle borse di studio, che è una cosa fondamentale, perché non è un contributo una tantum, è un contributo che si ripeterà negli anni se studieranno e faranno i crediti. Pertanto daremo una prospettiva per sostenersi qui, un finanziamento continuo per il loro inserimento principalmente nella società in maniera dignitosa. Lei ha detto che lei si chiama Zara, che è venuta qua, è molto difficile la studiare in Afghanistan, per loro quando stavano là è molto difficile studiare, perché quando arrivati i talibani hanno un po' creati dei problemi a loro. Perciò quando sono arrivati qua e sono felici qua, anche pensano di un futuro bello qua per loro. Alla fine lui ha ringraziato tutte le università, di tutte le associazioni, di progetti che hanno aiutato a loro.